Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Vogliamo un po' fare chiarezza su una polemica che si è creata tra il comandante dei vigili urbani di Taranto, Michele Matichecchia, e il consigliere comunale di Taranto, Massimo Battista. Una polemica nella quale USB è stata tirata in ballo. In buona sostanza, poi Rizzo ci spiegherà un po' tutta la cronistoria, i dettagli, il consigliere comunale Battista ha dichiarato che ci sarebbero alcuni agenti di polizia municipale che sarebbero stati messi appunto in quarantena fiduciaria perché avrebbero avuto contatto con un passeggero sceso al terminal bus di Taranto al porto mercantile e proveniente da altra regione rispetto alla Puglia. A un certo punto USB viene tirata in ballo nel comunicato, nelle dichiarazioni del comandante Matichecchia. Rizzo, si è creato un gran ginepraio, facciamo proprio chiarezza su questa situazione. Sì, allora innanzitutto descriviamo i fatti. I fatti sono questi. Pare che qualche giorno fa un autobus, se non sbaglio, in arrivo dalla Lombardia, all'interno di quest'autobus c'era una coppia che è stata controllata dai ragazzi della Polizia Municipale. Tu sai che il meccanismo è l'autodenuncia, no? Nel momento in cui tu arrivi da fuori regione, soprattutto da quelle zone lì, tu devi segnalare poi il tuo arrivo qui a Taranto. A distanza di qualche giorno pare che uno dei due di questa coppia è risultato positivo al Covid e quindi è arrivato, come dire, è arrivata la comunicazione, chiaramente è scattato il protocollo di sicurezza. Per tutti quelli che hanno avuto contatto con questa persona. Che erano in particolare, se ho capito bene, tre vigili urbani più una quarta persona, è sempre un vigile urbano che era convivente di uno dei tre. Quindi in via precauzionale questi quattro vigili urbani sono stati lasciati a casa e domani dovrebbero fare il tampone. Io spero, come dire, che sia alla fine negativo. Il tampone sia negativo. E da cosa nasce tutta la polemica? Nasce dal fatto che stamattina vengo contattato dal consigliere Battista che mi chiede se ero al corrente di questa condizione, di questa situazione. Io in tutta onestà, diciamo con tutto il da fare che ho avuto questa settimana, mi ero sentito con Ferrarese, so che aveva avuto una... Ferrarese è il vostro, Angelo Ferrarese, Angelo Ferrarese il vostro RSU, vigile urbano. So che aveva avuto uno scambio, come dire, di opinioni molto vivace con il comandante Matichecchia. Aveva detto, mi pare di aver letto, che anzi è così, che mancherebbero, diceva Ferrarese, non sarebbero attuati gli operatori di polizia municipale, non avrebbero avuto e non avrebbero i dispositivi di protezione appunto personale. Diciamo che non è proprio così, il punto è questo. Pare che giovedì o venerdì sia nata una discussione fra il comandante e Ferrarese, apro e chiudo parentesi, entrambi con il carattere molto fumantino. No, ecco, non lo dico così, non è la prima discussione. Molto, diciamo, perfetto. Calienti. Pare che Ferrarese, giustamente, chiedesse per il tipo di servizio le mascherine idonee che risulterebbero essere le FFP2, come dai documenti del Ministero dell'Interno, e le tute, come dire, che servono per fare quel determinato servizio. Ripeto, perché è previsto dai documenti del Ministero dell'Interno. Quindi è nata una sorta di discussione che è nata a sua volta dalla preoccupazione dei colleghi alla notizia che c'erano questi quattro addetti alla Polizia Municipale che erano stati messi in sicurezza, diciamo. Lì è nato un alterco. Io quello che avevo capito che era nata una discussione che non era legata a questa questione qui. Stamattina mi chiama Battista, mi dice se avessi saputo di sta storia. Io gli dico in tutta onestà ho poche informazioni, dopodiché mi informo e gli dico sì, guarda, è vero, risulta che ci sono almeno quattro dipendenti che pare domani dovrebbero fare il tampone, che sono stati a contatto con questa persona che è risultata positiva. Punto. Questo è stato, da quanto ho capito, poi Battista ha fatto un comunicato stampa in cui
ha confermato quello che lui già sapeva, perché lo chiarisco questo, lui mi chiama con le informazioni che già aveva avuto, tra l'altro con una serie di comunicati anche di alcuni soggetti che non so se appartengono al sindacato, che chiedevano, diciamo, all'amministrazione lumi, chiarezza rispetto a queste notizie che circolavano. Quindi lui fa il comunicato, tra l'altro il comunicato cita l'USB, perché è vero, è chiaro che ci ha chiesto informazioni e noi, come abbiamo sempre fatto, abbiamo detto le cose come stanno. Da lì è nata una sorta di polemica, si è scatenato, come dire, un trambusto. E l'USB si è trovato nel ciclone. Sì, a me spiace, perché poi a un certo punto, come dire, oggi ecco, è stata una domenica di fuoco, sono volate telefonate a destra e a sinistra un po' con tutti quanti. Io ho cercato anche di andare a stemperare quello che stava avvenendo, perché si stava montando la polemica, chiarendo, come dire, che alla fine i fatti sono chiari, nessuno sta dicendo che c'è... Se alcuni agenti sono in un regime appunto di isolamento, diciamo, fiduciario, è giusto così. Sì, perfetto, cioè ci siamo limitati, come dire, a dire le cose come stavano. È montata la polemica tra il consigliere Battista e il comandante dei vigili urbani, il comandante Matichecchia, e a un certo punto, come dire, esce un comunicato stampa di Matichecchia che definisce, annuncia che querela Massimo Battista. Ed è un fatto tra di loro. E poi definisce, come dire, non ci nomina, ma lo capisco che ce l'ha con noi. Sedicente sindacato con mire politiche. Con mire politiche, io là in tutta onestà. Siete un sindacato, non siete un sedicente. No, ci sono rimasto male, perché poi in tutta onestà mi aspetto, come dire, ecco, siccome veniamo chiamati sempre alla responsabilità, e credo che la responsabilità è di dire le cose come stanno, soprattutto, come dire, tentare sempre di abbassare i toni e di evitare di fare polemica. Io tengo a precisare, se c'è un problema fra l'amministrazione comunale e Battista, o è viceversa, o fra Battista e il comandante, noi, come dire, siamo fuori da questi giochi, sono fatti loro, se vogliono litigare litighino. È chiaro che se a me mi chiama un consigliere d'opposizione, che si può chiamare Massimo Battista piuttosto che Mario Cito o piuttosto che Stefania Baldassarri e mi chiede lumi su situazione, io ho comunque l'obbligo di dire le cose come stanno, e così abbiamo fatto, come dire, senza infangare nessuno. Per quanto riguarda la discussione di Ferrarese, pur avendo avuto toni accesi col comandante, e tra l'altro io su Ferrarese sono intervenuto perché gli ho detto, così come ho detto al comandante, imparatevi a rispettare, quindi rispettiamo il ruolo, tu devi rispettare il ruolo del comandante, il comandante, come dire, deve anche capire che tu fai l'RLS. In fondo Ferrarese ha detto solo che ha chiesto solo dei dispositivi adeguati. Sì, diciamo che è un po' successo lì quello che è successo magari in altri ambiti lavorativi nel periodo di pieno del Covid, no? Come c'è il sospetto che ci possa essere stato il contatto fra un lavoratore, lì, come dire, anche tutti gli altri si preoccupano e quindi, come dire, si rincorre. E no? La tensione poi esplode. Perfetto. E, diciamo che di tutta sta storia la cosa che a me dà fastidio è che a un certo punto, ecco, si usano parole che, come dire, non colpiscono me direttamente, no? Ma proprio gli iscritti, la militanza. Sì, perché ecco, è quasi un insulto agli iscritti, perché definirci sedicente sindacato, un sindacato che a Taranto ha 5.000 iscritti, tra l'altro sedicente sindacato, un sindacato che è primo nella polizia locale, che come numero di iscritti mi risulti essere pure primo sul comune. La dico così, io al comandante, lo sa, gli voglio pure bene, è una persona, come dire, che stimo e che rispetto, non mi sembrano parole sue, lo dico in tutta onestà. E quelle. Però diciamo che ci rimane. Di fatto però la firma è sua, cioè il comunicato ha firmato, chi l'ha fatto l'ha fatto. Sì, però. Diciamo però che ecco, la responsabilità di certi ruoli dovrebbe essere anche quella di abbassare i toni, di non far montare la polemica e soprattutto di non offendere. Anche perché non è un campo in cui, come dire, noi ci vogliamo, non vogliamo entrare in questi giochi. Anche perché, sinceramente, oggi con tutta l'emergenza Covid, se c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno sono proprio le polemiche, perché già la tensione è altissima. Però ti ripeto, diciamo l'amarezza è soprattutto perché quando uno dice sedicente, cosa vuol dire sedicente? Anche perché voi avete comunque una folta rappresentanza. Beh, 5.000 persone a Taranto, come dire, io non credo che siano uno scherzo, no? Poi primi, cioè anzi, mi risulta praticamente siamo l'unico sindacato fra i vigili urbani, come dire, usare quei termini
Io la ritengo un'offesa gratuita nei confronti di centinaia di iscritti. Tra l'altro, lo voglio ricordare, ma non perché voglio, come dire, chissà quanti degli iscritti a quel sedicente sindacato hanno oggi concesso, permesso, come dire, a questa amministrazione comunale di stare lì a governare. Cioè, è anche antipatica sta cosa, no? Però ecco, magari avrei preferito un'offesa gratuita nei miei confronti e non in funzione del fatto che le persone che rappresentiamo, perché poi alla base c'è sempre un principio, capiamoci e chiariamolo una volta per tutte, lo dobbiamo fare ogni volta ciclicamente. Grazie a Dio l'USB, come dire, non deve, non esiste grazie all'amministrazione comunale o grazie a Battista o all'opposizione. L'USB è autonomo, sindacato autonomo. Noi, come già dire, preesisteva a questa amministrazione. Perfetto, non è che... noi parliamo con tutti, tentiamo di avere buoni rapporti con tutti, in tutta onestà ti dico la verità, ci rimango male per quella formazione e io, ecco, anche qua non sono abituato, come dire, non sono uno di quelli che chiede le scuse rispetto, però in questo caso, come dire, credo che è stata offesa un'intera comunità di lavoratori iscritti alla nostra organizzazione e quantomeno pretendo, come dire, che ci sia, come dire, un po' di chiarezza su tutto ciò, ripeto, giusto per un po' di correttezza nei confronti degli iscritti USB, che sono tanti, e sono tanti anche Rizzo, soprattutto. Dice, non è la figura di Francesco Rizzo, coordinatore, ma di tutto il gruppo, di chi fa parte, di chi crede, di chi milita convinto nell'USB. Sì, perché ti ripeto, avrei digerito meglio un'offesa personale, senza coinvolgere, perché ecco, se si offende una platea di 5.000 lavoratori che insieme, come dire, hanno contribuito a costruire l'USB in questi anni a Taranto, mi preoccupa, anche e soprattutto se questo sindacato poi tra l'altro nella faccenda in questione è l'unico sindacato presente cioè mire politiche pure qua, a un certo punto io dico, cioè, non, cioè, si lascia quasi da vedere come se noi dovessimo diventare un partito. No, stiamo reggendo il gioco a qualcuno, cioè sta cosa a me non piace perché noi siamo autonomi, lo sa bene l'amministrazione comunale con cui abbiamo ottimi rapporti. Io con Gianni Cataldino, come dire, una persona tranquilla con cui ci parlo, una persona garbata per bene, con lo stesso sindaco, vice sindaco Castronovo, con lo stesso sindaco Rinaldo Melucci, cioè abbiamo una bella dialettica. Non, quando abbiamo criticato, quando c'era da fare il plauso alle azioni dell'amministrazione l'abbiamo fatto, lo stesso con i consiglieri d'opposizione, no? Però alla fine il compito nostro è quello di anche di, no, interloquire con la politica, però noi siamo una cosa, la politica è un'altra, e soprattutto io, come dire, voglio chiarire una cosa, non rispondiamo a nessuno, questo deve essere chiaro, perché se qualcuno ha l'intento con quel comunicato stampa di far capire che noi rispondiamo a qualcuno, io questo non l'accetto, perché ecco, l'USB credo che tutti sanno a Taranto come è nata con tantissimo sacrificio fatto dai compagni. Io non permetto a nessuno poi di, come dire, di etichettarci come amici di quello. Noi siamo amici di tutti, parliamo con tutti, almeno con tutte le persone che vogliono parlare in maniera garbata, vogliono affrontare i problemi senza offendere. Detto questo, e chiudo su questa faccenda, al netto del gran casino, un augurio, diciamo, affinché domani siano tutti negativi, perfetto, sottoposti a tampone. Poi probabilmente bisognerebbe fare meno polemiche, un po' più di confronto, perché ecco, soprattutto anche qua, no? Nella concitazione dei fatti, io credo che a un certo punto io non posso esimermi da dire la verità, perché se mi viene fatta una domanda me la può fare anche, come dire, l'opposizione di centrodestra, di estrema destra, io alla fine come sindacato devo svolgere il mio ruolo e non devo essere di parte a favore di uno piuttosto che dell'altro. Non voglio essere tirato in ballo nelle polemiche strumentali che ci sono, non dico che questo è il caso, ma ce ne sono tante attorno all'amministrazione comunale, noi ci siamo sempre tenuti fuori, noi vogliamo parlare, discutere e risolvere i problemi. Se ci è permesso farlo, bene, altrimenti, come dire, lo ricordo a tutti, non siamo qua, non perché l'ha deciso l'amministrazione o qualche consigliere comunale, ma semplicemente perché ci hanno dato fiducia ai lavoratori e i lavoratori vanno sempre e comunque rispettati. Quindi chiudiamo la polemica perché non serve a nessuno e magari incominciamo a lavorare, come dire, per andare a migliorare le cose.
Bene, allora noi abbiamo raccolto queste dichiarazioni di Francesco Rizzo. Giustamente lui dice: siamo stati tirati in ballo senza centrare nulla. Se il comandante dei vigili, perché questa è una televisione libera, una realtà televisiva libera, volesse replicare, o meglio, io dico anche così, chiudere, no? Questa polemica, forse dettata da tensioni, io penso che sarebbe certamente un modo costruttivo per superare qualche parola di troppo che magari nella concitazione è scappata, però secondo me su questa vicenda va superata, come dire, perché abbiamo registrato la buona volontà, la disponibilità di Rizzo. Ci auguriamo che da parte del comandante ci sia lo stesso, perché giustamente dice Rizzo, io cosa c'entra l'USP in questa situazione? Cioè, chiariamo, è un appello costruttivo in un momento particolarissimo, perché poi ci saranno altre tensioni a Taranto come in Italia, sulla questione economica, sul post-Covid, ora riaprono le attività commerciali, quindi c'è tutto un discorso già esasperato, non esasperiamo di più ancora gli altri. Sì, poi tra l'altro l'ho detto, diciamo, questo è il mio chiarimento, ma anche in funzione del fatto che io, così come parlo con Massimo Battista, ho un bellissimo rapporto pure con il comandante Matichecchia, no? Cioè, mi sembra assurdo, come dire, poi andare a leggere tra le righe, diciamo, cose del genere, quindi ecco, la prendo come con una piccola defiance, cioè possiamo sbagliare tutti, anche noi sbagliamo, però, come dire, adesso correggiamo il tiro, perché abbiamo tutti la responsabilità del ruolo e secondo me dovremmo tentare di dare messaggi positivi poi all'esterno con una dialettica corretta che non può essere, come dire, offensiva.